Come realizzare un video e partecipare alla 17ª edizione di Filmare la Storia. A Filmare la Storia possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado e possono partecipare anche videomaker, enti, istituti e università. L'idea te la diamo noi, filmare la storia del Novecento e della nostra contemporaneità. Scegli un tema e procedi con la ricerca di contenuti, fotografie, filmati d'archivio, film, programmi TV sul tema. Dopo una prima ricognizione su internet, rivolgiti agli istituti storici del Polo del Novecento o della rete nazionale Istituto Parri. Non dimenticare le biblioteche, gli archivi storici, fotografici e audiovisivi che conservano le storie nella storia anche per te. Bene, ora seleziona e organizza eventi e personaggi in una scaletta e decidi il genere attraverso cui mostrare la storia che vuoi raccontare. Non dimenticare, se puoi, di raccogliere testimonianze utili per ricostruire gli eventi. È sempre utile scrivere una sceneggiatura. Su internet trovi molti esempi. A questo punto è necessario preparare le riprese, se non usi solo materiale d'archivio. Cercare i luoghi adatti, contattare le persone, chiedere i permessi, preparare le scene e i costumi. E adesso, ciak, si gira! Motore, motore partito, buona, azione! È arrivato il momento di selezionare e montare le tue riprese. Ricordati di usare musiche, fotografie e video liberi da copy e di citare le fonti almeno nei titoli di coda. Adesso che hai finito il tuo video, mandalo entro il 31 marzo 2020 a Filmare la Storia.